Viaggi della memoria sono un punto molto particolare nell'ambito dell'insegnamento scolastico, etico, morale. E io sono tra i pochissimi sopravvissuti alla Shoah che non sono mai ritornata là dove ero stata prigioniera. Non me la sono mai sentita. Io quando sento parlare di gita, e l'ho sentito tante volte in questi anni, la gita ad Auschwitz, allora io prego, imploro, chiedo veramente per favore a questa preside, a questo insegnante che mi dice faremo la gita ad Auschwitz con l'aria che io dica grazie, che ci andate, dico no, andate a Lucca, andate a Gallipoli, andate in montagna, vedete una cosa meravigliosa, ma non Auschwitz. Ad Auschwitz non si fa la gita, si va... Si va silenziosi come quando il 2 novembre qualche famiglia affezionata ai suoi morti va al cimitero e non fa la gita al cimitero, va con un certo modo che è civile, che è a volte religioso, che a volte è nostalgico del morto, ma ci va in un certo modo, e così si deve andare ad Auschwitz. Non si va in gita, si va come un santuario, si va anche laicamente, a testa bassa e cercando di ricordare per non dimenticare la Shoah. Anche a nome del gruppo Misto dichiaro il voto favorevole al disegno di legge sui viaggi e non le gite della memoria.